Ciao Divette, ciao Divetti. Questo è un vlog, io sto andando al mare, starò al mare un paio di giorni, oggi è venerdì 16. E niente, adesso parto, vado a prendere l'uomo e sono in ritardo di mezz'ora, però lui è abituato che... ovviamente parlo del cameraman misterioso, lui è abituato che quando gli dico un'ora... Lui deve già contare mezz'ora dopo, quindi non ci farà caso. Bene, ho fatto questa pettinatura così. Vabbè, ne parliamo dopo. Ora vado a prenderlo. Sono andata a prendere l'uomo. Poi però sono tornata a casa perché dovevo pisciare. Poi siamo venuti al centro commerciale. Stava cadendo la videocamera. Siamo venuti al centro commerciale e adesso io devo di nuovo pisciare. Però siccome per la cronaca sono passate 2 ore e io sono ancora in provincia di Cuneo, siccome il cesso del centro commerciale fa schifo, adesso vado a pisciare in autogrill, che l'autogrill qua sopra è pulito. Comunque, come avrete capito, io quando sono in viaggio piscio in continuazione. Ah, allora, siamo finalmente partiti da Mondovì dopo che ho pisciato, che siamo andati al centro commerciale, eccetera. Sono le 5:30. Noi a quest'ora dovevamo già essere in feria. Mi sono vestita così, poi vi faccio vedere l'outfit. E ho il vestito magico, che è quel vestito che mi segue da più di un anno, se lo ricorda. È quel vestito che posso mettere in varie combinazioni diverse, quindi poi me lo cambierò varie volte. Volevo dire che questi vlog che sto facendo stanno causando... Ah no, prima volevo dire un'altra cosa molto più importante. Ovvero che oggi non ho messo l'extension perché io mi odio senza extension. Me le ho portate per domani perché domani, cioè, i miei capelli stanno così solo quando sono appena lavati. E quindi le ho portate per un attimo che metto gli occhiali da sole che è un po' accecato. E oggi le ho lasciate così anche se non mi piaccio con i capelli corti perché non mi posso vedere. E però ho messo questo cerchietto con tutti i cosi, così fa un po'... rimane un pochino meglio. E niente, volevo dire, no, che questi vlog che stiamo facendo, che tra l'altro sono, tra virgolette, occasionali perché è periodo di vacanze, di viaggi, quindi per quello che li sto facendo poi in inverno, siete tranquilli che io mi chiudo in casa, non esco più per tutto l'inverno, quindi non vedrete quasi più vlog, a parte quei rari casi. Però stanno scatenando un sacco di insulti, cioè non sono mai stata insultata così tanto come nei vlog, non so come mai, cioè non capisco il perché, più nei vlog rispetto ad altri video, è quello che intendo. E in particolare, quello che avevo fatto con Liv, in cui eravamo in quattro con i nostri amici, quello ha avuto un sacco di insulti del tipo che l'Italia va male per colpa nostra, che noi siamo la rovina dell'Italia. Io non capisco perché, ditemi perché siamo la rovina dell'Italia, siamo solo andati a mangiare la pizza, che cosa c'entra? Cioè non riesco a capire che cosa c'entra. E poi però il vlog che ha sconvolto più di tutti e dal quale usciranno anche delle denunce, perché ho trovato un bel pollo, un bel pollastro da denunciare, è stato l'ultimo vlog, quello in cui eravamo in montagna, che io gli faccio al cameraman misterioso, vedrai che si scandalizzano per il costume. E lui: ma no, ma figurati, ecco, un casino per sto costume, un casino. E quindi insulti a manetta, tra l'altro sarò in costume anche domani, quindi filiamo il coltello, rigiriamo il coltello nella piaga. E quindi sono arrivati tantissimi insulti, ma cose tipo puttana, ti violento, cose così, no? E quindi da questo usciranno delle belle denunce, che poi vorrei dire che a quelli che dicono ma è inutile che denunci i commenti perché non fanno nulla, non è assolutamente vero, anzi questo ve lo dico come informazione a voi ragazze, se vi insultano, anche ragazze, maschi, non solo, però se vi insultano voi andate a denunciare, soprattutto se vi minacciano, perché vabbè l'insulto se vi dicono puttana chi se ne frega, però se vi minacciano vi
vi consiglio di andare a denunciare e vi assicuro che fanno, perché io adesso non ne posso parlare, non so se ne posso parlare di questa cosa, dovrei chiedere al mio avvocato, l'avvocato della diva del tubo, che non è qui in questo momento, quindi non lo so, però vi assicuro che la polizia fa, perché io di recente, qualche mese fa, ho denunciato uno che era completamente anonimo e che aveva minacciato, e dopo qualche mese, insomma, mi è arrivato l'avviso che l'hanno beccato e adesso avrà il processo questo qui. Però non posso dire altro, poi chiederò all'avvocato quando ne posso parlare, perché a me poi piacerebbe parlare di queste cose, però non so. E quindi non fidatevi pure della polizia, delle forze dell'ordine, se avete qualche casino, inutile che fai così, guarda che a me mi aiutano sempre. Quindi fidatevi e denunciate, denunciate, denunciate. Penso che questi vlog scatenano tanti insulti, però hanno tantissime visualizzazioni, quindi meno male che ci sono questi haters che insomma fanno aumentare visualizzazioni, guadagni e quant'altro. Comunque niente, adesso noi continuiamo a viaggiare, siamo sulla Torino-Savona come sempre e pian piano arriveremo, pian piano insomma, no, quando guido con qualcuno vado sempre piano, invece quando guido da sola vado veloce, infatti adesso sto vedendo, sto valutando l'idea di comprarmi l'Audi TT, o meglio di farmela regalare. Vedremo. Poi la voglio fare rosa come la mia macchina attuale, però l'Audi è l'Audi. Siamo arrivati. Macchina tanto. Vuoi l'ombrello, glielo fai? No. Allora, il cameraman non può fare il cameraman perché ha le borse, è carico, io anche sono carica, io ho una fame, adesso si spera che mio padre si sia ricordato del nostro arrivo, in quanto per tutto il giorno è stato irraggiungibile al cellulare. Per la serie, spengo il cellulare così non mi rompono le balle. Quindi non so se si è ricordato di noi, vabbè, adesso vedremo. Oh. Ah, ma sta borsa non c'entra, potevo lasciarla in macchina. Vabbè, fa niente. Aspettiamo che ci apra. Tanto mi autofaccio l'outfit. Ma non riesco. Ho sentito dei rumori. Volevamo fare l'outfit con questo sfondo, però siamo contro luce. Non possiamo. Sì, ti taglio. Il cameraman insiste. Come fa, rovini tutto il video. Gli prendo i piedi. Chissà perché i piedi poi. Perché feticista. È l'unica cosa che posso riprendere di te. Vabbè. Che palle di uomo. Non sai quante domande hanno fatto sul camera, ma leggi i commenti. Quante domande hanno fatto sul cameraman misterioso? Infatti adesso ti metterò nel titolo anche. Al mare con il cameraman misterioso. Comunque oggi... Li leggo. Bene. Comunque oggi ho messo questo vestito che sarebbe il famoso vestito magico che si può mettere in tante combinazioni. Ho fatto questa pettinatura che io mi odio con i capelli corti, anche se al cameraman piace questa pettinatura, questo taglio, a me non piace per niente. Domani, vedo l'ora di domani che metto l'extension. Potrei metterla anche adesso, però vabbè, ormai sono così. Diciamo che il cerchietto salva la situazione. Questo qua è un cerchietto tutto così e con questi cosi che poi andrebbero messi così, credo. Però a me piacciono che scendano lunghi. E niente, questo abito l'avevo preso l'anno scorso da, come si chiama quel negozio del Big Store? La Rue Michel, quello dovevo prendere. Ti ricordi che l'avevo visto sul manichino, ero impazzita, voglio quel vestito. E è bello appunto perché è magico e quindi posso, essendo magico, lo posso mettere qui tutti e due i giorni che sono qui, sia per andare al mare eccetera. Poi ho messo queste scarpine che già conoscete, le ho prese da Scarpe Scarpe, sono comode.
E niente, il mio outfit è tutto qui. Vi faccio vedere questo bracciale. Devo farvi vedere questo bracciale di DNG che è troppo figo perché è bello, eh? Praticamente c'è scritto Desire. C'è la D di Desire. Mi piace un sacco, me l'ha regalato. Secondo me c'è scritto Sederi, ma fa lo stesso. Ma dai! E niente, quindi noi siamo qua al mare stasera. Stasera andiamo a Santo Stefano al mare con Liv, che c'è la band del suo ragazzo Doberman che suonano di nuovo. Adesso andiamo a mangiare, mangiamo da mio padre che ha preparato pesce, ci sono un sacco di dolci da mangiare stasera, quindi ci abbufferemo. Ah, volevo far vedere questi anelli che mi piacciono troppo, mi piacciono un sacco, sono fatti così, vedete, li ho presi da Telly Whale, una coppia, li ho presi tutti due insieme. Cioè erano insieme nel pacchettino e sono fatti così. Mi piace un sacco, mi piacciono da morire. Li ho usati anche nelle foto con Starvero, mi piacciono da morire. E poi questo smalto è uno della Collister, quelli effetto gel, quello rosa. Uno di quelli rosa, adesso non mi ricordo il numero. Comunque è bello. Mi piace un sacco questo smalto, è proprio bello effetto gel. Niente, dai, andiamo a mangiare. C'è lo champagne. Frank, sto girando il video. Poi tutto questo va su YouTube. Anche lui non vuole essere ripreso. No, non riprendo Frank. Però Frank, saluta le divette. Saluta le divette. Ciao. Divette. Ecco, bravo. È meglio di ciao merda. Allora, qua abbiamo antipasti. Qua ci sono peperoni e pomodori secchi, che io adoro i pomodori secchi. Insalata. Qua verdura alla griglia, cioè alla griglia, alla piastra, e qua insalata russa. Poi l'acqua per rie e lo champagne. Facciamo vedere lo champagne. Allora, qua è arrivato altro cibo, qua c'è il pesce in umido e lì laggiù c'è il pesce spada. Spada alla piastra, credo. E niente, il resto l'avete già visto, quindi noi adesso mangiamo. Io ho già mangiato gli antipasti, adesso ci sfondiamo di pesce. Arrivano i dolci. Un po' di brio, dai. Sono piena, sono scoppio. Ho la pancia. È vero. A te c'è subito. Ma no, la panza, davvero. Oddio, la panza. Che cazzo, hai mangiato? È logico. Guarda, che c'è la pancia. Che panza. Vabbè, anch'io ce l'ho, abbiamo Guarda, mangiato. Che panza. È logico, eh. Sembro incinta. È grave, beh, noi esageriamo. Secondo mese. Ma è enorme. Ma no, però si vede subito perché di solito sei piatta. Ma perché ho bevuto l'acqua per rie. Ah sì, è colpa dell'acqua minerale. E lo champagne. E adesso mangio quelli, tutte e due. Sì, adesso ma... devo ruttare. È rutto. Ok, ho ruttato. Tutto lì? Sì. Intanto mi mangio il... che buono, Frankie. Io mangio un casino di dolci sempre, anche a casa mia. E me li compro anche a casa, sti cosi, ma... faccio schifo. Fai schifo te. Faccio schifo. Lui mi chiede sempre dove va a finire tutto quello che mangio. Appunto. Io non ne ho idea. Quello che mangia lei dove va a finire. Ecco, boh, ti ho piastrato il coso. Mi hai fatto la dose uguale, ti mangia anche il mio. Invece il cameraman non mangia i dolci perché si vede grasso, però voglio specificare che non è grasso, però pensa di essere grasso, allora non mangia i dolci, però me li mangio io. No, io lo ero e non voglio tornarci, che era grasso. Ho le prove. Proviamo il profiterole bianco. Il profiterole bianco. Buonissimo anche il profiterole. Però è più buona la torta. No, è buono questo qua. Però buono, sì.
La vita è questo, mangiare, abbuffarsi. Ma è un video contro l'anoressia. Ma adesso le rosicone diranno no, che... Ma dite, ma io di verità, io ho sempre pensato, ma dove cazzo che lo metti tutto sto mondo? Lo cago. Cioè cago in continuo. Sì, cago 3 volte al giorno. Cioè, cazzo, ma... Finetta, eh? Sono massacrata dallo champagne. E la serata deve ancora cominciare. E io sono già massacrata. Sono le 10 meno 5. Ho sonno, ma perché ho così sonno? Ho bevuto troppo champagne. È lo champagne che fa sto effetto. E in vini in genere. Ho la biocca proprio che sono. Mi sento la pesantezza addosso. Sono scoppiata. Cosa fai? Riprendo il trucco. Ah sì, è vero. Makeup. Dillo un po'. Makeup. Ecco, quello è il make-up di stasera, sì. Make-up, sembra un panino di McDonald's il make-up. Make-up. Complimenti. Ho cambiato assetto al vestito, vedete che adesso ha cambiato forma. È buio! Ok. Andare in un posto con più luce, tipo sotto quella lampada lì. Ok, saliamo ste scale. Ecco, vedete che ho cambiato adesso così. Allora, ti vedi. E così è più carino di prima, però si può cambiare in tanti modi, domani lo vedrete in un altro modo ancora. Il mare di notte, noi non sappiamo se siamo arrivati perché... Sto prendendo il mare, sento solo la tromba. Sì, sto prendendo il mare, così rivedono il mare di notte. Come se fosse chissà cosa il mare di notte. Sentono l'odore di fondo però. No, c'è un odore di pesce marcio. Come sempre. Che rovina la poesia. Qua c'è la luna. Che rovina la poesia del mare di notte, l'odore di pesce marcio. Troppo tutto. C'è tutta una piona. Grazie. Eccoci. Stasera è molto tranquilla la serata, domani sarà più carrone. Non si vede niente perché sono ricci. È meno male, me li sono scalati da sola. Poi ieri gli ho tinti i capelli e mi sono fatto un ciuffo rosso, ma fa schifo. Stiamo tornando. Ciao. Siamo... Abbiamo cioè siamo vecchi perché è luna, però abbiamo sonno. E allora siamo tornati perché abbiamo sonno. E adesso andiamo a dormire, il vlog è finito, ma quello di domani sarà meglio perché facciamo più cose. Domani andiamo al mare, andiamo a Sanremo, che c'è una serata più bella, in un posto più bello. Vabbè, vi siete beccati un vlog tranquillo del venerdì sera. E poi soprattutto domani avrò l'extensions e quindi sarò più presentabile. Che capisci che tutto dipende dall'extension. Ah, la mia macchina dietro di me. Allora, visto che volevate la bedtime routine, adesso ve la faccio, anche se non è proprio una cioè non essendo a casa mia, non faccio quello che farei a casa mia, però mi devo struccare, quindi non ho portato niente, neanche il latte detergente, ho portato solo le salviette struccanti. Queste qua della Olaz, che tra l'altro fanno schifo perché fanno bruciare gli occhi in una maniera terribile, però avevo solo queste, quindi queste uso. Non posso far così. Oh. Mi piangono gli occhi perché queste salviette fanno proprio schifo.
Vabbè, non potevo mettere di filmarmi proprio mentre vado a letto. Questo è il mio pigiama. Un attimo che spengo le luci. Dormi. Sto riprendendo. Ah, che figo lo specchio, posso fare le riprese sullo specchio. Ah, mi ammazzo. Ai! Che figata. Girati, va. Ti posso riprendere la schiena? Tanto non ti vedo la faccia. Posso? Ma sei full time. Ma non ti vedono. Lo specchio. Che figata lo specchio così. Dormirò. Ecco, adesso mi potete vedere struccata in primissimo piano, cioè nel dettaglio. Quindi potete vedere i miei denti e la mia pelle da struccata. Per quelli che mi dicono che sono cessa struccata. Beh, di sicuro sono meglio truccata, però vabbè, chi se ne frega. E vabbè, noi adesso dormiamo, qui c'è il cameraman, però vi faccio vedere solo un pezzo di cameraman, vedete, e che è Jack lì che dorme e praticamente non reagisce, e quindi potrei fargli uno scherzo tipo che lo riprendo, tanto non reagisce, se lo tocco non reagisce. Non reagisce. Vabbè, a quest'ora lui è morto mentre io mi diverto. Vabbè, adesso chiudo il vlog. Ciao.